Ieri in sede di prima capigruppo alla Camera dei Deputati è sostanzialmente uscito fuori un orientamento dove tutti i partiti politici sembrano non intenzionati a far partire subito le commissioni. Che significa far partire subito le commissioni? Dare via alla costituzione delle commissioni. Quindi oggi come oggi ci sono i gruppi ma non ci sono le commissioni. Esatto. Perché non sono stati assegnati alle commissioni diversi deputati. Esatto. E lei vuole sapere se va bene. Esatto. Io penso che non vada a te. Parallelamente a ciò è stato espresso un altro orientamento dove noi... Sempre della conferenza dei capigruppo. Sempre la conferenza dei capigruppo, dove la capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Roberta Lombardi, ha detto: signori, ma le commissioni servono soprattutto perché c'è il DEF che deve essere presentato entro il 10 di aprile dal governo al Parlamento, ci sono 20 giorni per discuterlo e poi trasmetterlo alla Commissione. E la risposta è stata: non è un termine perentorio. Lei è professore di diritto costituzionale. Allora, io che sono professore di diritto costituzionale direi questo: le commissioni parlamentari vanno alla stregua dei regolamenti della Camera e di quello del Senato, costituiti in tempi brevissimi. Mi pare che uno dei due regolamenti dica subito, l'altro dice entro 5 giorni. Quindi una volta costituiti i gruppi che costituiscono l'ossatura politica della Camera, occorre fare almeno le commissioni permanenti, in modo da consentire al Parlamento di cominciare a funzionare. È chiaro che finché non c'è un governo nella pienezza dei suoi poteri, il Parlamento funziona a singhiozzo. Però le commissioni hanno dei poteri politici, dei poteri istruttori, dei poteri referenti in ordine alla formazione delle leggi, dei poteri referenti in ordine alle leggi di conversione dei decreti legge che in questo periodo potrebbero essere emanati. Tutta questa attività che le commissioni svolgevano prima della costituzione del nuovo Parlamento, prima dell'inizio della 17ª legislatura, ormai non ci sono più. Quindi noi siamo con un governo dimissionario che viene dalla precedente legislatura, con un Presidente della Repubblica che ha ancora davanti a sé 40 giorni di mandato e con un Parlamento che ha appena cominciato a funzionare e che però si rifiuta di funzionare. Io ritengo che si debba insistere per la formazione delle commissioni permanenti, con l'assegnazione alle commissioni dei deputati, secondo le regole di proporzione che sono stabilite dal regolamento parlamentare, l'elezione dei presidenti, dei vicepresidenti, insomma degli uffici di presidenza delle commissioni, in modo da consentire l'avvio di quel po' di attività del Parlamento che si può svolgere anche in mancanza del governo. E se poi ci fosse una situazione di emergenza per la quale il governo dovesse emanare un decreto legge, la Commissione è pronta a prendere la sua posizione. Aggiungo che le commissioni hanno anche un potere di ispezione nei confronti del governo, che interessa di meno se il governo come questo attuale non ha la fiducia perché è un governo dimissionario, che però si può svolgere ugualmente. Quindi interrogazioni, interpellanze, mozioni, tutte queste attività che le commissioni possono e debbono svolgere se se ne presenta l'occasione. Mi stupisce anche un'altra cosa, detto così tra noi. I presidenti di Camera e Senato hanno raccontato ieri in televisione che vogliono raddoppiare il numero di ore di lavoro del Parlamento. Cominciamo a lavorare da adesso, le raddoppiamo non dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, le raddoppiamo da subito. Quindi io direi che questo è un errore. Quanto al documento di economia e finanza, il discorso è molto più delicato. Perché? Perché quella è l'espressione della politica economica del governo. Ora, oggi la situazione non permette di configurare in questo momento un governo che abbia la fiducia delle Camere. In questo momento non ce l'abbiamo. Quindi è logico che questo documento dovrà essere redatto e presentato alle Camere dal governo che avrà la fiducia, perché è un documento politicamente molto
Certo che se non al 10 di aprile noi non avremo ancora, nessuno se lo augura, non dovessimo avere ancora il governo, c'è un governo in carica, provvederà lui a presentare il documento di economia e finanza, salvo poi a modificarne i contenuti in corso d'opera. Altro non devo dire. Quindi a rigor di diritto l'idea... A rigor di diritto queste sono scadenze stabilite dalla legge. Quella per la costituzione delle commissioni? No, dal regolamento. Sono tempi stabiliti dal regolamento. Ad esempio, l'articolo 19 del regolamento della Camera dice che ciascun gruppo parlamentare, dopo la Costituzione, dopo la sua Costituzione, quindi da oggi, designa i propri componenti nelle commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna commissione, eccetera, eccetera, dando comunicazione al segretario generale. Il presidente della Camera, sulla base dei proposti dei gruppi, distribuisce quindi fra le commissioni il personale parlamentare. Quindi subito dopo la Costituzione. Quindi è un'attività che va fatta subito. Per il Senato si dice, articolo 21, ciascun gruppo entro 5 giorni dalla propria Costituzione procede con uno schema analogo a quello della Camera. Quindi per la Camera subito e per il Senato entro 5 giorni. La legge è chiara. Il regolamento della Camera e il regolamento del Senato. Della Camera il 19 e del Senato il 21. Questa è una pubblicazione che si chiama Manuale Parlamentare. Queste norme sono rimaste in vigore, un po' vecchiotte, del 2001, ma sono rimaste in vigore. Viceversa, per il documento di economia e finanza, qui anche questo è un documento parlamentare, ci sono delle scadenze che sono quelle che ha detto lei. 10 aprile, questo può essere sforato questo termine, ma quello che conta è il 30 aprile, perché il 30 aprile va trasmesso non tutto il documento, ma soltanto il PFR, come si chiama lui, il programma di riforma. Il programma nazionale di riforma va trasmesso a Bruxelles alla Commissione e al Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Quindi è perché lì c'è poi il semestre europeo in cui si devono guardare tutti questi documenti provenienti dagli altri paesi. Adesso se si sfora di un giorno non succede nulla, ma se si sfora di 10 giorni, perlomeno la cattiva figura nei confronti dell'Unione Europea, a cui siamo tanto attenti, si fa. Poi anche mortificando, cioè se uno si mortifica, il paese già si mortifica da solo per altre ragioni. No, dicevo quello, se viene presentato in data successiva al 10 aprile dal governo al Parlamento, si restringe il limite di il tempo a disposizione del Parlamento. Non sarebbe la prima volta che si restringe un tempo, direi che 20 giorni. Se il problema è che se tu porti un documento a un Parlamento nel quale ancora i confini tra maggioranza ed opposizione non sono stati tracciati, la discussione diventa molto difficile. Se il governo, nella pienezza del suo potere, con una maggioranza più o meno definita che lo sostiene, va in Parlamento e discute, credo che in 10 giorni si approva, c'è bisogno. Il problema è fare il governo, perché se il governo non si riesce a fare, noi ci dobbiamo tenere questo governo che viene dalla precedente legislatura, sin tanto che non viene eletto il nuovo Presidente della Repubblica. Però se si formano le commissioni, il governo e il Parlamento sarebbe in grado di funzionare. Il Parlamento è in grado di funzionare, certo. Come no, ma l'idea che il Parlamento rimanga bloccato, totalmente bloccato, finché non si forma il governo e riceve la fiducia, non è del tutto corretta. Il Parlamento, le funzioni che può svolgere senza l'iniziativa del governo, ripeto, le funzioni ispettive o altro, può continuare a svolgere. Mettiamo che qualcuno si alza, forse già qualcuno si è alzato, e domanda conto al ministro degli esteri del perché
quei due marò che erano venuti in Italia soltanto per votare non vengono restituiti all'Inter. No, su quello sembra che siano intenzionati. Quello lo vorrei dire. E chi risponde? Davanti a chi risponde il ministro? All'Aula potrebbe rispondere anche davanti alla Commissione Esteri. No, non sarebbe la prima volta che si risponde in Commissione, perché... Quindi le commissioni hanno funzioni politiche ed ispettive, ed è un peccato se queste funzioni dovessero essere...